Ciao ragazzi e bentornati. Sono lieto appunto che siate ancora qui in mia compagnia per un nuovo video. E quindi per non far mancare mai il disgusto nelle vostre vite, ecco che vi propino un altro video della rubrica Schifo Animali. Oltretutto questo è il primo video dell'anno in cui indosso una maglia a maniche corte, perché questo tempo di merda non si sa mai come cazzo vestirsi. Quindi direi senza indugio di andare avanti e di parlarvi di questo animale incredibile che è il pesce blob. È un pesciotto di 30 cm che vive tra i 600 e i 1200 metri di profondità. Abita appunto la zona del Pacifico sud-orientale, quindi la costa sud-orientale dell'Australia e della Tasmania. A causa del suo habitat poco accessibile è poco studiato e fotografato in natura. La maggior parte degli esemplari infatti sono reperiti perché vengono trovati morti nelle reti a strascico. Che cosa si sa di questo pesce? Di questo pesce si sa che ha veramente poca massa muscolare, infatti gran parte della sua ciccia, tra virgolette, è costituita da una sorta di massa gelatinosa che ha una densità leggermente inferiore a quella dell'acqua. Questo fa sì che possa galleggiare sul fondo e oltretutto questa poca, diciamo, massa muscolare non gli crea neanche tanto problemi, perché di solito si ingolla tutto quello che, diciamo, gli galleggia davanti. Quindi insomma fa una gran vita sto pesce. A causa di questa massa gelatinosa che compone gran parte della sua ciccia, questo pesce viene chiamato appunto pesce blob. E adesso vi faccio vedere una foto. È uno dei pesci più brutti mai visti. Cioè, ma nel senso, non è che abbia roba eclatante come magari i pesci degli abissi, cioè tutte queste bocche irte di denti, occhi bianchi, no, è semplicemente talmente anonimo come pesce, talmente, non lo so, c'è questa cosa flaccida, questa specie di naso che non è un naso, è una piega alla pelle, però queste labbra, sembra la faccia di un omino, di un cartone animato, non lo so, veramente brutto. Il nome scientifico poi di questo animale la dice tutta: Psychrolutes marcidus. Cioè, bisogna essere delle merda a chiamare Marcidus un animale, cioè gli segni proprio, lo condanni. Meno male i pesci non vanno a scuola, sennò lo prendiamo per il culo fino alla fine dei tempi. Anche se magari un pesce forse può studiare sui banchi di sabbia. Scherzo, non vi disiscrivete. Come sapete, in questa rubrica vi faccio vedere animali brutti o schifosi o dall'abitudine rivoltanti. Però perché proprio il pesce blob? Semplicemente perché il pesce blob è stato eletto l'animale più brutto del mondo. La cosa non è stata fatta a cattiveria, ma è stata fatta per tutelarlo. È stata promossa, questo contest c'è stato online, in cui la gente ha votato l'animale più brutto, dalla WAPS, cioè la Ugly Animal Preservation Society, cioè la società per la conservazione degli animali brutti, letteralmente. Questa associazione è nata quasi per gioco, ma poi è diventata seria, è stata promossa appunto da alcuni comici inglesi mediante show televisivi, eccetera. Hanno appunto fatto questo contest online in cui la gente ha potuto votare l'animale più brutto, che doveva appunto essere preso come mascotte dall'associazione, e ha vinto di gran lunga il pesce blob. Sì, lo so, vi state chiedendo quali erano gli altri candidati. Beh, stando a quanto ho letto, uno era la talpa dal muso stellato. Boh, nulla di che alla fine. Poi c'era l'axolot, che sinceramente lo trovo anche carino. Poi c'era la nasica, che è una scimmia brutta si può dire, sì. E poi c'era questa ranocchia, che è famosa con il nome di rana scroto, perché appunto c'ha una forma un po'... Pare infatti il pesce blob sia a rischio di estinzione a causa delle reti a strascico e della pesca sconsiderata che si fanno in queste zone del Pacifico. Ovviamente chi ha promosso questa campagna ha chiarito che non era una cosa fatta con intento, diciamo, negativo. Anzi, diciamo, si promuoveva un lato scherzoso della conservazione animale. Il concetto di bello, di brutto, eccetera, sono concetti esclusivamente nostri, che in natura non hanno senso di esistere. Proprio però perché è un concetto nostro, si tende spesso a valorizzare più del dovuto animali belli, che però invece sono dannosi, e invece si tende a escludere da questa lista di specie elitarie, tra virgolette, gli animali brutti, che magari sono anche utili o a rischio di estinzione. Iso, shh! Cerchiamo di pensare che la natura non ha questi concetti e che va tutta preservata, non solo gli animali che piacciono a noi. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace su Facebook, condividete, mi piaciate e ci vediamo al prossimo. Ciao!